Buongiorno a tutti. Oggi voglio andare avanti con la seconda parte, il secondo round, quindi ancora un giorno ed una notte per poter conquistare e liberare le ultime quattro miniere, che sono le più difficili, onestamente. Ho i miei personaggi, ho già fatto tutta la preparazione, le azioni avanzate, gli incantesimi, le persone. Gli aiuti che posso reclutare, ho già tirato il dado, devo semplicemente scegliere la tattica iniziale e come tattica iniziale il grande inizio mi sembra la tattica migliore da utilizzare in questa giornata. Quindi parto, mescolo le mie carte prima di andare a attaccare questa miniera, devo far fuori, devo liberare questo avversario che ha brutale ed è molto molto fastidioso perché impedisce il movimento. Posso andare anche nel villaggio però a prendere i balestieri di Utem. Insomma, ho qualche azione che posso fare, scelgo come iniziativa grande inizio sicuramente, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è il mio limite di mano, quindi ho furia, concentrazione, pescare mana, attacco rituale, marcia e minaccia, molto buona la minaccia che può essere fatta in combo con concentrazione. Poi il grande inizio mi dice: quando prendi questa tattica, pesca immediatamente due carte. Quindi io pesco altre due carte, che è marcia e saetta di ghiaccio. Molto molto interessante. Ho fatto quindi ho fatto la mia pesca di inizio mano. Devo scegliere ovviamente la tattica del mio avversario per vedere quale fra me e il mio avversario partirà per primo. Vediamo quello che sceglie lui ed è ripensamento. Quindi parte prima il mio avversario. Io il grande inizio lo metto qui perché poi qui vorrei andare a reclutare un personaggio. Quindi parte il mio avversario che deve mescolare le sue 18 carte. A questo punto ha 18 carte, anche se, come vedete, i suoi cristalli bianchi e rossi continuano a crescere. Deve pescare una, due, tre. È una carta blu e quindi direi che partiamo bene perché comunque Aritea non fa nulla. Queste le riesco a mettere qui. Ok, quindi non avanza con le carte perché non ha cristalli blu all'interno delle sue risorse. Quindi è il mio turno e devo far fuori assolutamente questo primo mostro. Lo devo far fuori prima di poter entrare per non prendere l'attacco di opportunità. Quindi ha brutale attacco 4, ma non è fortificato. Quindi posso fare un attacco a distanza 3. E io ho la carta giusta per fare l'attacco a distanza 3, che è la saetta di ghiaccio. Quindi con questa carta faccio attacco di ghiaccio a distanza 3, lo potenzio. Quindi con il mio cristallo blu faccio un attacco a distanza 3 che precede il suo attacco. Quindi questo nemico viene ucciso sul colpo. È molto molto buona la tattica degli attacchi a distanza con le miniere. Quindi 1, 2, 3, 4 fama, ancora più 1. E adesso che sono nel villaggio, anzi avrei dovuto farlo prima di attaccare nel villaggio, utilizzo minaccia con influenza 5, ho reputazione più 2, quindi ho influenza 7, posso prendere e mettere nella mia serie i balestrieri di Utem che hanno anche loro attacco a distanza 2 o attacco blocco 3. Insomma, con l'attacco a distanza credo che stiamo andando davvero bene. Questo mi servirà poi, questa doppia combinazione di attacchi a distanza per uccidere quel troll che è all'interno di quella miniera e penso che è l'azione che devo fare. Quindi reclutare i balestrieri di Utem e uccidere. Ho finito il mio turno, ho soltanto 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi ho il massimo delle carte che posso avere in mano, quindi non posso fare nient'altro se non togliere il cristallo, scartare la carta, ritirare
il dado, buono, ancora un jolly, quindi scarto anche minaccia con influenza, ma perdo la reputazione, quindi torno indietro di una reputazione e tocca quindi il mio avversario. Una, due, tre carte rossa, quindi devo aggiungerne due. Una, due. Ok, è il mio turno. Devo andare assolutamente con i movimenti dentro questa foresta, quindi direi di utilizzare a questo punto le due marce per entrare dentro, quindi entro in questa miniera. Sappiamo già che un nemico è questo nemico brutale che ha 4 di attacco e 3 di difesa. Giro questo, un attacco, oh, attacco 4, è grandissimo questo, eh. Allora, me la devo prendere con questo, con gli attacchi a distanza. Badate bene che lui è resistente al fuoco. Quindi, attacco a distanza 2 attraverso i miei balestrieri di Uther e attraverso la mia abilità 1. Quindi siamo attacco a distanza 3, lui a 6. Non ho utilizzato fuoco. Il fuoco lo utilizzo insieme a concentrazione che vado a potenziare con il jolly. Quindi concentrazione mi dice che quando la gioco posso scartare una carta utilizzando la parte più potente della carta e utilizzo la parte più potente di attacco rituale che mi dice che devo scartare una carta azione bianca per avere un attacco di fuoco a distanza 4, vedete? Attacco di fuoco a distanza 4 se scarti insieme a questa una carta bianca, cosa che ovviamente io vado a fare. Attacco, quindi scarto una carta bianca insieme a concentrazione, attacco di 4 più 2 di base di concentrazione sono 6, ma gli attacchi di a distanza sono dimezzati da 2 perché è resistente al fuoco, quindi in realtà non sono 6 ma sono 3, 4, 5 e 1, 6. Quindi sono riuscito a uccidere questo con gli attacchi a distanza, ma ho fatto fuori tutto il mio arsenale. Lo uccido e guadagno 5 fama, ma prima di fare questo mi trovo ancora questo orco balordo che devo uccidere. Io blocco di 2 con questo, blocco di 3 con questo, quindi sono 2 più 1, 3 più 2, 5, che sono sufficienti per bloccare il suo attacco di 4. E rispondo attaccando di 3 con il mio con i miei banditi, perdo una reputazione perché ho utilizzato dei banditi, ma chi se ne frega, e faccio fuori anche l'altro mostro. Quindi a questo punto ho liberato tutte questa miniera in un solo turno di gioco e direi che sono riuscito a fare tutto quello che mi ero prefissato, perché ho difeso di 5 e ho attaccato di 3 con i miei banditi, però quando attacco di 3 perdo reputazione, cosa che ho già fatto. Ho utilizzato tutto quello che avevo in mano, le 8 carte che avevo, ho fatto fuori due nemici, guadagno 7, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, molto bene perché avanzo. Guadagno comunque una reputazione perché ho ucciso un orco. Faccio un'azione, guadagno un'azione avanzata a un livello e questo è molto molto importante, specialmente a questo punto della partita. Quindi ripristino perché ho finito il turno comunque queste abilità, ritiro questo dado che viene un nero, peccato. Queste carte vengono scartate tutte, ho fatto fuori quasi tutto il mio mazzo e devo pescare una carta azione avanzata. E io quasi quasi scelgo la diplomazia, che può sembrare una follia, ma prendo questa carta. Poi rivelo le due altre tiles e vediamo cosa c'è nella offerta. C'è più 2 di attacco normale o di fuoco ghiaccio o meno 1 di armatura e difesa. Interessante. Io direi che tengo questo perché ogni turno mi aumenta attacchi normali in questo caso. Quindi sì, utilizzo questo. Poi ho preso l'abilità, ne giro anche una di Arithia, questa che puoi cambiare la mana. Ho finito il mio turno, ho ripristinato questo e devo prendere 6 carte in mano. Quindi 1, 2, 3,
4, 5, 6. Il mio problema è che adesso devo muovermi tantissimo. Potrei passare al villaggio a prendere i guardiaboschi. Perlomeno mi danno un po' di movimento. O mi danno blocco, non è male. Oppure passare di qua con 6 movimenti e andare a vedere questo. No, devo attaccare, devo liberare miniere. Allora, diplomazia lo sapevo. Resistenza, istinto, furia, resistenza e cristallizzare. Non male. Non male, perché ho un po' di movimenti. Va bene. Ho fatto tutto quello che dovevo fare, ora tocco al mio avversario. 1, 2, 3, rosso, quindi altre 2. 1, 2. Sta andando veramente veloce, eh? Caspita, un paio di turni per avvicinarmi. Quindi devo muovermi assolutamente. Quindi per muovermi ho bisogno blu. Quindi prendo questo e faccio blu. Movimento 4 più altri movimenti 2 e sono 6, quindi 3, 3, va bene, 3, 3, 6, salgo in alto, potevo fare anche qui e qui ma cambia niente, 3, 3, 6, sono quasi vicino a un villaggio, quasi quasi vado a prendere i guardiaboschi, non lo so, perché i guardiaboschi non sono male perché hanno i movimenti. Ma non ho... No, va bene, mi fermo qui. Poi entrerò dentro, perché entrare adesso dentro, secondo me, non ha proprio senso, non avendo alleati, avendo soltanto 4 carte. Quindi, ho utilizzato i miei movimenti rosso, quindi queste 2 carte blu vengono tolte. Ripristino il limite di mano 6. Che ho resistenza al freddo e tranquillità che posso curare o pescare carte, ma non ho verde, che potrebbe essere una buona cosa. Ovviamente il turno del mio avversario che gira 1, 2, 3 carte, blu, niente, quindi ho ancora un paio di turni per andare a liberare quella miniera. E non ho movimenti, però ho istinto che mi dà movimenti. Ok. Prima di tutto, gioco tranquillità, cura uno o pesca una carta. Io voglio pescare una carta perché spero in rapidità e movimenti. Ok, perfetto, ho beccato movimenti. Poi, attacco a distanza, faccio fuori quello. Quindi devo entrare. Potenzio con il rosso, istinto, movimento 4, quindi entro qui. Tra l'altro, avendo liberato questa miniera, devo prendere un cristallo bianco e cambia un pochino la solfa adesso. Ok, quindi con istinto faccio movimento 4. Sono entrato, mi trovo davanti questo orco qui che ha 3 di difesa se viene attaccato a distanza, oppure 4, oppure 6 di difesa, ma io lo attaccherò sicuramente a distanza. E poi ho l'idra che mi fa il triplo attacco di il triplo attacco da 2. Ok, vediamo un pochino cosa posso fare. Posso prendere un po' di ferite, Posso prendere un po' di ferite. Allora, innanzitutto facciamo fuori con rapidità, attacco a distanza 3, faccio fuori questo orco col mio attacco a distanza 3. Quindi, questo se ne è preso cura lui e utilizzo il dado bianco. Poi, adesso c'è questa idra che mi fa un triplo attacco da 2. Quindi io uso diplomazia perché puoi usare influenza come blocco in questo turno. Quindi influenza 2, difendo il primo attacco. Poi con questo blocco difendo il secondo attacco e con resistenza, poi riesco a fargli 6 danni? Sì, ce la faccio. Con resistenza al freddo blocco di ghiaccio 3. Quindi 1, 2, 3. Ho difeso il triplo attacco di questa medusa. Adesso devo restituirgli un attacco di 6, ma è resistente al ghiaccio. Allora, io attacco di 4 con furia, quindi sono 4 l'attacco di furia potenziato dal cristallo rosso, quindi mi manca 2 e io utilizzo l'attacco che è questo, che può essere o di ghiaccio o normale, lo utilizzo come normale e quindi sono 4 più 2, 6. Quindi
Mi rimane poi cristallizzare, che non posso utilizzarlo, ma ho fatto tutto quello che dovevo fare. Quindi ho liberato anche questa miniera, è una miniera verde, quindi mi dà un cristallo verde. Vedete che con le carte in mano è abbastanza non facile, però insomma ti puoi muovere anche se sono ancora abbastanza semplici. Ho liberato comunque 3 più 5 sono altre 8 fama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fame, una reputazione perché ho liberato un altro orco. Ho finito il mio turno, quindi questi due cristalli rossi li ho utilizzati, questi due nemici sono stati eliminati, quindi vengono tolti. Queste carte vi hanno ovviamente nel mazzo degli scarti e devo ritirare il dado e viene un altro blu, quindi queste vanno nel mazzo degli scarti. Queste carte vengono ripristinate, queste tessere vengono ripristinate, quindi è buono ogni volta fare questo. E il mio limite di mano adesso vado a pescare tutte le carte che ho in mano, influenza 2, influenza 4, cristallizzare rapidità. Ho finito il mio turno. Tocca il mio avversario che ha solo due carte da girare, quindi una, due. È il mio turno, posso solo muovermi e io vorrei muovermi e portarmi vicino a questo villaggio, dovrei avere movimento 4. Sarebbe stato buono andare al villaggio e reclutare il guardiaboschi, ma purtroppo posso solo muovermi di due con questo, quindi vado due qui. Posso cristallizzare influenza, li metto come li giro e li tappo per fare due movimenti e quindi vado e finisco il mio turno al villaggio. Quindi chiudo il mio turno, non ho più carte, ho finito tutto quello che posso fare. Il mio avversario ovviamente accetta la fine del round e quindi passiamo alla notte. Allora, questa carta viene ripristinata così. L'ultima carta rituale di sangue che sarebbe piaciuto utilizzare non l'ho fatto, quindi adesso queste vengono mescolate e sono il mazzo del mio avversario al quale è stata aggiunta l'ultima carta azione. Tutte le altre carte traslano in avanti, quindi una, due, tre. La carta del monastero, anche se non li sto usando, viene rivelata una nuova carta nella mischia molto forte. Le carte delle unità vengono, l'offerta viene cambiato e ho gli erboristi. Ancora guardie di Utum nel villaggio. Questa la voglio assolutamente. Le guardie di Utum, ma attacco 2 o blocco 4, conta doppio contro un attacco con rapidità. Questa è una bella carta, da avere come terzo alleato. Anche perché adesso io devo rivelare le due tile marrone, quelle dove ci sono i mostri tosti davvero. Poi le tattiche del giorno vengono eliminate e vengono tolte tutte le tattiche del giorno perché ormai non ci sono più, non c'è più necessità di tattiche. Quello che io adesso faccio, devo scegliere una carta e penso che utilizzerò a risparmiare potere. Una volta prima dell'inizio di ciascuno dei tuoi turni, scegli uno tra metti la carta in cima al tuo mazzo o impresa. Il tuo mazzo impresa a faccia in giù sotto questa carta, oppure gira questa carta a faccia in giù e prendi tutte le carte impresa sotto di essa nella tua mano. Quindi ovviamente prendo risparmiare potere. Il mio avversario chiaramente partirà prima di me, non importa niente, dal crepuscolo, quindi semplicemente prende questa. Devo girare ovviamente nel lato notturno. Quindi i movimenti saranno più rallentati nella foresta, ma più facili nel deserto. Quindi blu e giallo, non buono, anche perché non ho tante possibilità di cambiare i dadi. Questo freddo viene tolto ed è un cristallo blu che viene aggiunto al mio avversario. Viene messa sotto e vengono rivelate altre due carte. Non ho neanche un incantesimo, ma purtroppo è così. Quindi mescolo il mio mazzo e siamo pronti all'ultima notte. Devo rivelare due, mamma mia, due miniere, ma all'inizio di ogni turno, quando comincia il giorno o la notte, riprendo tutti i minerali. Avendo liberato quattro miniere fino a questo punto, prendo un minerale di ogni colore. Quindi
Ho un blu, ho un cristallo blu, ho due cristalli bianchi, due verdi e un rosso. Insomma, si può andare. Ovviamente le mie truppe sono ripristinate e adesso è il mio turno. Anzi, in realtà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parto io con Tovak. Oh, bello, un sacco di movimenti, è quello che mi interessa. Quindi, tocca al mio avversario. 1, 2, 3. Bianca, due carte. Mamma mia, ce le devo fare. Ce la devo fare. Ok, è il mio turno. All'inizio del turno prendi una carta, mi dice, e mettila sotto. Io prenderei a questo punto saetta di ghiaccio perché ha gli attacchi distanza. Quindi questa la metto qua sotto per risparmiare potere, per aumentare le mie carte. Poi utilizzo invece la mana verde per potenziare il movimento e fare movimento 4. Quindi rivelo la tile che è presente qui. Allora, ed è ovviamente questa qui che va messa in questo slot qui. Ma no, non posso farlo così. Mi ricordo più dov'è che. Ah, sì, giusto così. Ecco qua. Così, perché il giro è risolto verso di qua. Allora, guardate dov'è la miniera. Guardate dov'è la miniera. Io poi le spendo altri due per mettere qui. Quindi qui avrò a che fare. Cominciano i dragoni. Quindi qui ragazzi sono bastonate, sono davvero bastonate. Quindi uno qui, questa miniera sarà difesa sempre da uno di questi mostri, ma sarà un dragone a difendere questa. Quindi ragazzi, qua è veramente difficile. Qui c'è un sito da recuperare, se si vuole, non dovevo girarlo. La vedo durissima, eh. La vedo durissima perché arrivare l'ho adesso stato sfortunato. Perché guardate dove è questa miniera, che giro devo fare. Mentre col secondo movimento rivelo anche l'altra carta, quindi rivelo la carta che è qui. Adesso tutte le carte che Aritia girerà le metto qui in maniera da rivelare l'ultima carta che è che va così. Aspetta un attimo. Quindi il 16 là, questa va così. E anche questa, vedo un'altra miniera là, una torre magica qui, poi un altro dragone lì, una miniera lì con un dragone e un altro di questi. Ragazzi, ho rivelato tutto quello che potevo rivelare. Allora, io direi che adesso la cosa migliore da fare forse sarebbe andare qui. La città è amichevole, eh? Quindi potrei reclutare qualcuno nella città. Sempre le guardie di Utem. Quindi andare qui e attaccare questo mostro. Attaccare questo mostro con i miei attacchi a distanza. Perché ormai devo ragionare. Poi, una volta arrivato qui e ucciso questo mostro, posso andare su a nord, quindi evitare l'attacco di opportunità da parte di questo dragone e prendermela con queste due qua. C'è un altro sito qui, se voglio rivelarlo. Sì, però è l'unica cosa che posso fare. Allora, ho fatto movimento 4. Quindi ah no, devo avere 6 carte. Ah no, una l'ho messa qua, giusto, giusto, giusto. Ok, ho fatto movimento 4, quindi posso utilizzare ancora adesso un altro movimento 4, quindi potenzio con il dado blu il movimento 4 ed entro qui in questo terreno roccioso e vediamo se riesco a affrontare questo mostro. Dovrei dargli un attacco a distanza 7. Vediamo se ci arrivo. No, non ci arrivo. Attacco a distanza ho 2 più 1, 3. Altrimenti devo difendere di 8. Devo difendere di 8. Forse 8 ci arrivo. 3
3, 6, però poi devo attaccare di 14. Ma col cavolo attacco di 14. No, tutti attacchi a distanza. Quindi io mi voglio fermare. Quindi ritiro il dado verde. Queste carte vanno messe via negli scarti. Quindi la mia mano è 3 più altri 3 sono 6. Quindi attacco rituale, furia, tranquillità, che non è male, perché mi dà la possibilità di pescare carte. Quindi ho finito il mio turno, vediamo il mio avversario. 1, 2, blu, una sola carta. Ok, adesso è il mio turno e devo fare fuori assolutamente quello. Ma io, prima di attaccare quel tipo là, metto, oh santa pace, concentrazione. Sotto risparmiare potere, poi quando verrà il momento li userò tutti. Quindi metto concentrazione qua sotto, vediamo se riesco ad arrivare a 7 con attacchi a distanza. Ma prima di fare questo, gioco tranquillità potenziata. Al verde c'era, ah, non l'ho messo. Ok, potenziata. Posso pescare due carte. Speriamo bene. Ok, ho attacchi a distanza, molto bene. Quindi devo arrivare a 7 attacchi a distanza, eh? E io ho 2 più 3. 2 più 1 sono 3, più 3 6. Porca vacca, non ci arrivo. A meno che non faccio fuori sempre questo. Anzi, faccio fuori questo. Perché questo dice, faccio attacco di fuoco d'assedio se scarto una carta verde. Quindi faccio un attacco di fuoco d'assedio. Quindi attacco di fuoco, lui è resistente al ghiaccio. Se scarto una carta verde e potenzio questa carta rossa. Quindi ho fatto quell'attacco lì, poi sono quindi 4, 3 più attacco a distanza 5 più 2, che è perché è notte, 7. Quindi ho fatto un attacco a distanza 7 e sono riuscito a far fuori questo dragone maledetto. Vedete che a 7 di difesa io ho attaccato di 7 e mi dà 7 reputazioni. Quindi questo va via, prendo 7 reputazioni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questo vuol dire che libero un'ulteriore carta da qui, il che potenzia le mie difese. Questa teoricamente dovrebbe andare qui. Ho giocato tranquillità e va scartata. Ho giocato tutte queste carte che vanno tutte scartate, ritiro il dado bianco, ritiro il dado, queste carte sono scartate, questa unità è ormai utilizzata, io però mi voglio muovere assolutamente, io mi voglio muovere, quindi utilizzo un dado blu per spostarmi di 4 qua. Ok, devo prendere una, due, tre carte per arrivare a 6, ho un po' di movimenti. Ok, però ho finito il mio round purtroppo. Quindi tocca al mio avversario. 1, 2, 3, bianco 2, ai ai ai, bianco 2. Io qua ho due carte, eh. Metto questa bianca che mi dà attacchi a distanza. Quindi faccio attacchi a distanza. Ah, hanno paura di non riuscire a farcela. Allora, adesso vediamo come posso andare qui. Vediamo come posso andare lì. Allora, devo spostarmi di 3. Quindi devo giocare innanzitutto cristallizzare. Potenziato, guadagno un cristallo di un colore qualsiasi nel tuo inventario. Quindi gioco cristallizzare, potenziato e guadagno un cristallo rosso che non ne ho. Poi mi muovo di 4 utilizzando il cristallo rosso e utilizzando istinto, movimento 4, quindi arrivo qui perché è solo 3 durante la notte e per entrare qui saranno altri 3. Non ce la faccio liberare questa miniera, ho paura. Quindi ho finito 1, 2, 3 carte, quindi sono altre 3 per arrivare a 6, perché ho già finito il mio turno. 1, 2, 3.
Quindi ho movimento, ho diplomazia, era quello che volevo, e influenza, perché posso difendermi dagli attacchi di questo nemico. Ho finito il mio turno, tocca al mio avversario. Una, due, tre, verde, ne gira solo uno, quindi di fatto io ho soltanto 2 round per fare tutto. Tanto questa dovevo ritirarlo, rosso, va bene, queste 2 carte via. Mi fregano i movimenti, mi fregano proprio i movimenti, perché adesso io all'inizio del mio turno prendo risparmiare potere per forza, quindi gioco questa, la utilizzo per guadagnare tutte le carte che ho in mano, quindi adesso ho un sacco di carte in mano, soprattutto devo entrare qui con 3 di movimento che posso utilizzare questi. 2 più 1, 3. Quindi entro dentro. Rivelo esattamente come prima questo mostro e rivelo anche questo mostro. Ah, che è fortificato. Quindi, sì, prendo ferite, ma chi se ne frega. Allora, attacchi a distanza. Non voglio bloccare niente. Attacchi a distanza. Posso attaccare a distanza 5. Allora, gioco concentrazione, che mi dà più 2 sulla più potente fra le opzioni, quindi attacco a distanza 3 più 2, 5, potenziata con il verde. 5 più 2 sono 7. Quindi ho fatto fuori questo, attacco a distanza 7. Poi c'è questo che mi attacca di 6. Vediamo se io voglio bloccare. Posso bloccare tutto e devo rispondere con attacco 6. Sì, ce la posso fare. Quindi, rispondere con attacco 6. Gioco diplomazia, posso usare influenza come blocco in questo turno. Quindi, utilizzo questo per bloccare 4. Lui mi attacca di 6, eh? Bloccare 4. Con questi sono altri 3 e sono 6. Devo attaccare di 6 il mio avversario per farlo fuori e vediamo se arrivo a 6. Allora, attacco 3 con questi, attacco 2 con questo e attacco di 1 con questo. Quindi sono 6. 3, 4, 5, 6. E ho fatto fuori anche questo mostro. Ho liberato la miniera, quindi vado a prendere un cristallo rosso, vado a guadagnare tutti i punti della fama e sono 12 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, non ci posso credere. Guadagno 2 fame perché ho ucciso un dragone, quindi quando uccidi un dragone guadagni 2 fame, sono a più 5. Mamma mia, come influenza. Peccato non avere tempo di andare nella città. Devo far fuori tutte le carte che ho utilizzato. E il mio problema, ripristino tutto questo. Non riesco ad avanzare perché sarebbe stata la cosa che mi avrebbe salvato. Se fossi riuscito a guadagnare una sola fama in più, avrei preso sicuramente come azione questa, che è risoluzione decisa. Movimento 3. Puoi scartare un qualsiasi numero di carte, incluso una ferita, per aumentare l'effetto di 2 per ciascuna di esse. Quindi avrei avuto un sacco di movimenti. E questa mi ha veramente, veramente fregato. Perché con tutti i movimenti, potenziando carte e movimenti, avrei avuto movimento 3 più 2, 5. Mi bastavano 10, 11 movimenti e forse ci sarei arrivato, per poi attaccare l'ultima miniera, entrare nell'ultima miniera, perché adesso prendo pescare mano e resistenza al fuoco, ma come vedete mi mancano i movimenti. Il mio avversario gira la carta, improvvisazione, io sono a fama 52, scusa, sì, a fama 52, mi bastava ancora una fama per potenziare, prendere risoluzione decisa,
che aumentava i movimenti. Quindi per una fama non sono riuscito a prendere risoluzione decisa che mi avrebbe dato qualche movimento in più, non so quanti totali in più se fossero bastati per andare ad attaccare entrando in quella miniera, ma signori, ho perso. Non sono riuscito a liberare tutte le miniere, quindi ho dato la mia vita assolutamente per niente. Bene. Spero che vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto il video, è un gioco che adoro, anche se perdo ogni tanto. Certo che non aver trovato neppure una torre magica per guadagnare qualche incantesimo, insomma, è stato un po' un colpo basso. Va bene, questo è quanto. Certamente aver avuto anche delle altre unità sarebbe stato importante, ma all'inizio non ho potuto prendere unità fino al praticamente al secondo giorno, e quindi questo ha rallentato ulteriormente, ma chissà, la prossima volta forse ce la posso fare. Sono comunque contento della partita che ho fatto. Spero che vi sia piaciuto questo gioco, questa partita, questo scenario. Ci vediamo alla prossima e grazie per aver seguito fin qui. Buona giornata a tutti.